La guerra di Troia è finita. L'ira di Achille si è placata. La diabolica astuzia di Ulisse ha vinto. Ettore, l'eroe purissimo, è scomparso. La morte vestita di fuoco ha distrutto il favoloso regno di Priamo. La morte, che ha accolto nel suo macabro grembo indistintamente vincitori e vinti, e li ha accomunati in un'unica gloriosa epopea. Ma dalle fiammeggianti rovine della città condannata, un leggendario eroe, forse più puro, certo più saggio degli altri, riesce a sfuggire al sanguinoso eccidio per ricostruire in altre terre la gloria della sua città distrutta. Siamo giunti alla fine di un lungo viaggio. Questa sarà la nostra patria. Qui costruiremo le nostre case. Il suo nome è Enea, figlio di Anchise e di una dea, Afrodite. La sua vita è avvolta nella leggenda. Le sue gesta hanno creato la storia del più potente impero di ogni tempo. Ancora una volta, Enea, ti offro la possibilità di lasciare queste terre, ma ti avverto che è l'ultima. E adesso venite a riprendervi quest'uomo. Acate. Aprite la porta! Due anni di preparazione. Un colossale impiego di mezzi e di masse. Una fedelissima ricostruzione della tormentata terra dell'antico Lazio. Una moltitudine di personaggi reali e leggendari. Aspettavo di sentire queste cose da te. E cosa invece? Non so, ho le solite vuote parole di un eroe che crede soltanto nella forza, nella vendetta. Forse non sono un eroe. La poesia, l'amore, l'eroismo di colui che Giulio Cesare vantò come suo antenato rivivono in un film che segna una tappa nella storia della cinematografia mondiale. Non aspettare il ritorno del messaggero, fa provvista di acqua e di viveri e vattene da qui.